La data del 6 maggio 1997 è cerchiata in rosso. Gli inquirenti concentrano particolarmente l'attenzione su un dettaglio significativo nell'indagine sull'omicidio di Nada Cella, la data del 6 maggio 1997, che è stata evidenziata in rosso nel diario di Anna Lucia Cecere. Questa data non è casuale, bensì coincide esattamente con l'anniversario della tragica morte di Nada Cella, avvenuta un anno prima a Chiavari, Genova. Nada, che stava per compiere 25 anni il 5 luglio successivo, fu brutalmente assassinata all'interno dello studio del commercialista Marco Soracco, suo datore di lavoro per 5 anni. Recentemente la Procura di Genova ha concluso le indagini. Attualmente sono sotto inchiesta Anna Lucia Cecere, accusata di omicidio volontario, Marco Soracco e sua madre Marisa Bacchioni. Entrambi sono sospettati di favoreggiamento e di aver fornito false dichiarazioni alle autorità giudiziarie. Fino ad ora nessuno degli indagati ha richiesto di essere interrogato nei termini previsti dalla legge. A questo punto, considerando il loro persistente silenzio, la procura si prepara a richiedere il processo per tutti e tre i soggetti coinvolti. Concentriamoci sul diario di Anna Lucia Cecere. Secondo quanto appurato dagli investigatori dalle pagine dell'agenda, emerge un improvviso cambiamento nello stile di vita della donna. Prima dell'omicidio di Nada, Cecere era in difficoltà finanziarie, ma dopo la tragedia si trasferì in un'altra regione, stabilendosi in una casa parzialmente arredata da lei stessa. Questo repentino cambiamento solleva delle domande. Perché ha improvvisamente smesso di avere problemi economici? Inoltre, in passato, la Cecere ha fornito agli inquirenti alcuni documenti di sua proprietà, ma si è limitata a consegnare quelli relativi agli anni 1996 e 1997. Durante le indagini, gli agenti della squadra mobile incaricati di approfondire il caso hanno evidenziato delle incongruenze riguardo agli spostamenti di Cecere nelle giornate vicine al 6 maggio 1996. Sono emerse delle discrepanze tra quanto riportato nei diari di Anna Lucia Cecere e il contenuto di tre distinti interrogatori svolti tra il 2021 e il 2022. Secondo il pubblico ministero, Gabriella Dotto, responsabile del caso, il commercialista Soracco e sua madre avrebbero visto la Cecere sul luogo del delitto, ma avrebbero scelto di coprirla, temendo che il suo arresto potesse rivelare segreti inconfessabili legati allo studio. Segreti che non avrebbero dovuto assolutamente venire alla luce. Gli inquirenti ritengono che Soracco e sua madre abbiano mentito più volte. Avrebbero affermato che quella mattina lui fosse arrivato in studio dopo le 9:10, poco dopo l'orribile delitto. Tuttavia, dalle prove, risulterebbe che egli fosse effettivamente entrato nello studio prima delle 9. Inoltre l'uomo avrebbe fornito informazioni mendaci riguardo alla sua relazione con Cecere. Dichiarò di non aver avuto alcuna relazione con lei, ma solo un'occasionale frequentazione, e che la donna non era mai andata in studio, eccetto che in una sola occasione, qualche giorno prima dell'omicidio, in cui l'aveva ricevuta Nada. Il possibile movente sembra ruotare attorno alla gelosia di Anna Lucia Cecere nei confronti di Nada. Pare che l'indagata volesse sostituirla sia professionalmente che affettivamente, nutrendo sentimenti per il commercialista. Tuttavia, dalle confidenze fatte alle amiche, emerge un quadro diverso. Nada, al contrario, sembrava non sopportare più Soracco e desiderava concludere il rapporto lavorativo. Purtroppo, non ha avuto l'opportunità di farlo. Secondo la procura, l'omicidio di Nada sarebbe stato motivato da un mix di rancore e gelosia da parte di Cecere. Adesso spetta ai giudici prendere la parola e decidere.